Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Zytiga, compressa Janssen Cilag S.p.A. Ultimo aggiornamento 19 maggio 2022. Cos'è Zytiga, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Zytiga, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Zytiga, compressa? Zytiga, compressa è un farmaco a base del principio attivo abiraterone, acetato, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico altri antagonisti ormonali e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Janssen Cilag S.p.A. Zytiga, compressa può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Zytiga 250 mg 120 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Janssen Cilag International NV, concessionario Janssen Cilag S.p.A. Ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo abiraterone, acetato, gruppo terapeutico antineoplastici, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Zytiga è indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata ormono sensibile, metastatico ormone sensitive e prostate cancer, MHSPC, ad alto rischio e di nuova diagnosi in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica, androgen deprivation therapy, ADT, in uomini adulti, vedere paragrafo 5, 1. Il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione, metastatic castration resistant prostate cancer, MCRPC, in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente, vedere paragrafo 5, 1. Il trattamento dell'MCRPC in uomini adulti la cui malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel. Posologia: questo medicinale deve essere prescritto da un medico esperto nell'uso delle terapie antitumorali. Posologia: la dose raccomandata è di 1000 mg, 4 compresse da 250 mg, da prendere a digiuno come singola dose giornaliera, vedere modo di somministrazione di seguito. L'assunzione delle compresse con il cibo determina un aumento dell'esposizione sistemica ad abiraterone, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 2. Dosaggio di prednisone o prednisolone per l'MHSPC, Zytiga è indicato con 5 mg di prednisone o prednisolone al giorno. Per l'MCRPC, Zytiga è indicato con 10 mg di prednisone o prednisolone al giorno. La castrazione medica con un analogo del fattore di liberazione delle gonadotropine, luteinizing hormone e releasing hormone, LHRH, deve essere continuata durante il trattamento nei pazienti non castrati chirurgicamente. Monitoraggio consigliato: prima di iniziare il trattamento, è necessario misurare i livelli sierici di transaminasi, ogni due settimane per i primi tre mesi di trattamento e, successivamente, ogni mese. Monitorare ogni mese la pressione arteriosa, il potassio sierico e la ritenzione di liquidi. Tuttavia, pazienti con un rischio significativo di insufficienza cardiaca congestizia devono essere monitorati ogni due settimane per i primi tre mesi di trattamento e successivamente mensilmente, vedere paragrafo 4, 4. Prendere in considerazione il mantenimento dei livelli di potassio e 4,0 mm nei pazienti con ipocaliemia preesistente o in coloro che sviluppano ipocaliemia durante il trattamento con Zytiga. Per i pazienti che sviluppano tossicità di grado E3, incluso ipertensione, ipocaliemia, edema e altre tossicità non mineralcorticoidi, il trattamento deve essere sospeso e deve essere istituita un'appropriata terapia. Il trattamento con Zytiga non deve essere ripreso fino a quando i sintomi della tossicità saranno ridotti al grado 1 o al basale. In caso di dimenticanza di una dose giornaliera di Zytiga, prednisone o prednisolone, il trattamento deve essere ripreso il giorno seguente, con la dose giornaliera abituale.
epatotossicità nei pazienti che sviluppano epatotossicità durante il trattamento, aumento dei valori di alanina aminotransferasi ALT o di aspartato aminotransferasi AST di oltre 5 volte il limite superiore alla norma ULN, il trattamento deve essere immediatamente interrotto, vedere paragrafo 4.4. La ripresa del trattamento, dopo che i valori nei test di funzionalità epatica del paziente sono tornati al livello basale, può avvenire con una dose ridotta di 500 mg, due compresse, una volta al giorno. Nei pazienti sottoposti a ritrattamento i livelli sierici di transaminasi devono essere monitorati almeno ogni 2 settimane per 3 mesi e, successivamente, ogni mese. Qualora l'epatotossicità si ripresentasse con la dose ridotta di 500 mg al giorno, il trattamento deve essere interrotto. Se i pazienti sviluppano un'epatotossicità severa in qualsiasi momento durante la terapia, alto AST 20 volte l'ULN, il trattamento deve essere interrotto e i pazienti non devono essere ritrattati. Compromissione epatica nei pazienti con compromissione epatica preesistente di grado lieve, classe A di Kild-Pugh, non è necessario alcun aggiustamento della dose. La compromissione epatica moderata, classe B di Kild-Pugh, determina un aumento dell'esposizione sistemica ad abiraterone di circa 4 volte dopo singole dosi orali di abiraterone accettato 1000 mg, vedere paragrafo 5.2. Non ci sono dati sulla sicurezza clinica e sull'efficacia di dosi multiple di abiraterone accettato quando somministrato a pazienti con compromissione epatica moderata o severa, classe B o C di Kild-Pugh. Non si può prevedere alcun aggiustamento della dose. L'uso di Zytiga deve essere valutato con cautela nei pazienti con compromissione epatica moderata nei quali il beneficio deve essere chiaramente superiore al possibile rischio, vedere paragrafi 4, 2 e 5, 2. Zytiga non deve essere usato nei pazienti con compromissione epatica severa, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale, non è necessario alcun aggiustamento delle dose nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Tuttavia, non ci sono esperienze cliniche nei pazienti con carcinoma prostatico e compromissione renale severa. Si consiglia cautela in questi pazienti, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica, non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Zytiga nella popolazione pediatrica. Modo di somministrazione Zytiga è per uso orale. Le compresse devono essere assunte almeno 2 ore dopo il pasto e non può essere consumato cibo per almeno 1 ora dopo aver assunto le compresse. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Donne in gravidanza o in età fertile, vedere paragrafo 4.6. Severa compromissione epatica scala Kild-Pugh classe C, vedere paragrafi 4.2, 4, 4 e 5.2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: ipertensione, ipocaliemia, ritenzione di liquidi e insufficienza cardiaca causati da un eccesso di mineralcorticoidi. Zytiga può causare ipertensione, ipocaliemia e ritenzione di liquidi, vedere paragrafo 4.8. Quale conseguenza dell'aumento dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto del cibo su abiraterone accettato: la somministrazione insieme al cibo aumenta significativamente l'assorbimento di abiraterone accettato. L'efficacia e la sicurezza quando somministrato con il cibo non sono ancora state, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Zytiga, compressa insieme ad altri farmaci come aldactazide, aldactone, aurantin, soluzione, uso interno, carbamazepina EG, dintoina, dintoinale, fenitoina ICMA, fenobarbitale sodico Pfizer, fenobarbitale sodico SALF, gamibeta complex, gardenale, lasitone, luminale, compressa, luminale, soluzione, uso interno, micobutin, misoline, Nervaxon, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Spiridazide, Spirfur, Spirulang, Tegretol, Uractone, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Zytiga, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Zytiga, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili, non esistono dati relativi all'uso di Zytiga nella donna in gravidanza e l'uso di questo medicinale è controindicato in donne in età fertile. Contraccezione negli uomini e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Zytiga non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza in un'analisi delle reazioni avverse rilevate negli studi compositi di fase 3 con Zytiga, le reazioni avverse osservate in 10% dei pazienti sono state, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza di sovradosaggio con Zytiga nell'uomo è limitata. Non esiste un antidoto specifico. In caso di sovradosaggio, si deve interrompere la somministrazione e si devono intraprendere misure di supporto generali, compreso il monitoraggio delle aritmie, dell'ipocaliemia e dei segni e sintomi di ritenzione di liquidi. Deve essere effettuata anche una valutazione della funzionalità epatica. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Terapia endocrina, altri antagonisti ormonali e agenti correlati, codice ATC, L02BX03 meccanismo di azione abiraterone acetato, Zytiga, è convertito in vivo in abiraterone, un inibitore della biosintesi di ormoni, proprietà farmacocinetiche. Dopo la somministrazione di abiraterone acetato, è stato studiato il profilo farmacocinetico di abiraterone e abiraterone acetato in soggetti sani, in pazienti con carcinoma metastatico avanzato della prostata e in dati preclinici di sicurezza in tutti gli studi di tossicità negli animali, è stata osservata una riduzione significativa dei livelli di testosterone circolanti. Di conseguenza, è stata riscontrata una riduzione del peso degli organi e, elenco degli eccipienti cellulosa microcristallina sodio croscarmelloso lattosio monoidrato magnesio stearato povidone, K29K32, silice colloidale anidra sodio lauril solfato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.